Jessica Bella non è rientrata per un pelo tra i finalisti del Grande Fratello 2015. La sua avventura nel reality di Canale 5 si è conclusa ieri sera, quando il pubblico, attraverso il televoto, ha deciso di mandare in finale Kevin e Shebabi al posto suo. Quella di oggi è la sua prima giornata fuori dalla casa di Cinecittà e, per la prima volta, Jessica ha potuto riabbracciare sua sorella, senza telecamere al seguito. Intervistato da Blogo, ha dichiarato di essersi infuriata per il bacio di Alessandro Calabrese e Desiree. Se non si fosse avvicinato alla brasiliana, il ragazzo sarebbe potuto tornare con Livia. Lei gli aveva confessato i suoi sentimenti solo una settimana prima. Ma, visto quanto è accaduto, Jessica teme che i due non potranno più tornare insieme. Non mi aspettavo assolutamente che Alessandro baciasse Desiree, infatti nel confessionale mi sono arrabbiata, poi l'ho visto con gli occhi gonfi e ho pensato che ha fatto una cavolata. Lui si è confidato con me, ma davvero non me l'aspettavo. Senza questo bacio, lui e Lidia sarebbero potuti tornare insieme. Lidia ha dichiarato i suoi sentimenti. Le persone che si amano è normale che stiano insieme. Jessica non si sbilancia nell'avanzare pronostici, ma le sue parole non sono incoraggianti. Va detto anche che Alessandro è confuso. Lui stesso, durante il confronto con Lidia, ha dichiarato di non essere più sicuro dei suoi sentimenti per lei. Jessica Bella. Mi sono pentita di aver mandato in finale Alessandro. Quello che procede a gonfie vele, invece, è il rapporto tra lei e Kevin. Secondo me tra noi è vero amore. Lui non so cosa provi esattamente per me, vive i rapporti in modo più razionale rispetto a me, io sono totalmente di cuore. Da parte mia è vero amore, ma anche lui mi trasmette emozioni davvero grandi, non vedo l'ora di vivere questa storia fuori dal gioco. Mi sono pentita di aver mandato in finale Alessandro, nonostante io gli voglia bene. Kevin ci è rimasto molto male. Avrei dovuto dargli una dimostrazione e quella sarebbe stata un'occasione giusta. E sul triangolo Lidia Alessandro Federica aggiunge: è una cosa talmente passata e finita lì la prima settimana che non lo vedo un triangolo. Federica parla ancora di lui ma non prova niente, è stato il rifiuto che l'ha fatta un po' fissare. Chi se ne frega.